Benvenuti sul canale di Altalex News. In questo video parleremo di come impugnare le sanzioni del codice della strada presso il giudice di pace in alternativa al ricorso al prefetto. Vediamo le ipotesi e le modalità di presentazione. Al giudice di pace si può presentare opposizione per le sanzioni amministrative di importi inferiori a 15.493,71 euro. Per le violazioni al codice della strada, il giudice di pace ha competenza esclusiva, indipendentemente dal valore. Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada, le ipotesi sono due. La prima riguarda il ricorso contro la multa per infrazione stradale, in alternativa alla presentazione del ricorso al prefetto, che a sua volta si distingue in ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa oppure avverso la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata. La seconda concerne il ricorso avverso l'ordinanza del prefetto che rigetta il ricorso di una multa. Se sei interessato al tema del ricorso al prefetto per le multe stradali, ti consiglio di guardare il video in cui ho approfondito l'argomento. Troverai il link anche nella descrizione qui sotto. Chi ha già pagato non può più fare ricorso, non si può fare ricorso avverso la decurtazione dei punti patente. È opportuno che il ricorrente trasmetta copia del ricorso anche all'organo di polizia che ha emesso la contravvenzione. Non si può presentare ricorso avverso l'avviso di violazione, cioè la multa lasciata sul parabrezza, bensì occorre attendere la notifica del verbale. Non si può fare ricorso solo contro una sanzione. Ad esempio, se è stata applicata anche una sanzione accessoria come la sospensione della patente, non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme. Il ricorso al giudice di pace contro il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa su strada o dalla notifica della multa, mentre il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Il ricorso avverso la cartella esattoriale può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica e non può essere proposto per contestare nel merito il verbale. Non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dovrà dichiarare nel ricorso la residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice al quale si rivolge. Infatti, se il ricorrente non è residente nel comune, sede dell'ufficio del giudice di pace a cui deve presentare il ricorso e non indica un domicilio nel territorio del comune, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura, come la data dell'udienza o l'esito del ricorso, e quindi dovrà essere il ricorrente stesso ad assumere tali informazioni presso la cancelleria. Per poter inoltrare un ricorso al giudice di pace è necessario sostenere un costo di 43 euro di contributo unificato per multe che non superano i 1.033 euro.
Per il ricorso alle multe fino a 1.100 euro, oltre al contributo unificato di 43 euro, si deve sostenere un bollo di 27 euro. Il giudice può accogliere il ricorso oppure può accoglierlo solo in parte. Se il giudice respinge il ricorso, può porre a carico del ricorrente anche le spese del procedimento, nonché gli onorari di avvocato della controparte, ma la sentenza è appellabile in tribunale. Se questo è stato utile e vuoi restare aggiornato su tutte le novità del diritto, iscriviti al canale di Altalex News cliccando il pulsante qui in basso. Alla prossima!